Buonasera a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, sempre in modalità serale, come ieri per la Marcus Aldridge, video a caldissimo sull'ultimissima news di mercato e presumibilmente l'ultimo vero colpo di questa trade deadline, di questo mercato dei buyout, ovvero l'ufficialità, praticamente, di Andre Drummond ai Los Angeles Lakers. Proviamo a parlare un po' sia a livello tecnico sia a livello un po' generale cosa e come potrebbe fare Andre Drummond all'interno dei Los Angeles Lakers. Siete pronti? Partiamo! Ed ecco qui, anche l'ultimo free agent ha trovato squadra. Andre Drummond firmerà per i Los Angeles Lakers, non si sanno ancora i dettagli, anche se presumibilmente sarà una firma fino a fine stagione, probabilmente al minimo salariale. Dopo aver contrattato il buyout coi Cleveland Cavs, va ad accasarsi in quella che è la principale contender ad ovest per quanto riguarda l'anello, Clippers permettendo. Andre Drummond ai Lakers. Quale potrebbe essere il fit tecnico? Beh, torniamo ai Lakers della passata stagione. I Lakers dell'anno scorso, campioni NBA, hanno giocato per praticamente tutta la stagione con il doppio lungo, con Anthony Davis da 4 e uno a giro tra JaVale McGee e Dwight Howard da numero 5. In questa stagione, quel particolare quintetto, i Lakers non potevano schierarlo perché mancava un vero centro d'area. Dal momento che Marc Gasol ormai, insomma, a parte essere abbastanza statico, non è più in grado di fare a sportellate sotto canestro e la fisicità di sicuro non è il suo forte. Dall'altra parte Montrezl Harrell, per quanto porti tanta fisicità e agonismo, però è sottodimensionato rispetto ai centri dominanti della Lega. Parlo di Jokic, di Embiid, di questa gente qua. Per cui ragazzi, l'arrivo di Andre Drummond, miglior rimbalzista della NBA in era moderna, è sicuramente un plus, se non altro per il proseguo di questa regular season, perché ricordiamoci che i Los Angeles Lakers saranno ancora senza Anthony Davis per un paio di settimane almeno e senza LeBron James per 3, 4, 5 settimane almeno. Per cui l'arrivo di Andre Drummond sicuramente potrà dare una mano, una soluzione in più per tappare questo momento di crisi giallo-viola, perché ragazzi, se i Lakers dovessero perdere una serie di partite sarebbero veramente a rischio play-in, e avere partite in più sul groppone e comunque partire dalle retrovie potrebbe essere un grosso problema per la banda di Frank Vogel. Per quanto riguarda il resto, io sono un po' perplesso sulla possibile convivenza tra Andre Drummond e Montrezl Harrell in campo insieme nello stesso momento. È chiaro che in questo specifico momento in cui mancano Anthony Davis e LeBron James, probabilmente vedremo spesso Harrell e Drummond in campo insieme. Io temo per le spaziature dei Lakers, anche perché Schroeder non è un tiratore affidabilissimo, è comunque un minimo battezzabile, per cui i Lakers, secondo me, da qui fino almeno al rientro di Anthony Davis avranno dei grossi problemi di spaziature. Ci sarà bisogno di tempo per coinvolgere o per far entrare Andre Drummond nei meccanismi, soprattutto quando sarà in campo, e ripeto, in queste partite che porteranno al rientro di Anthony Davis sarà molto spesso in campo assieme a Montrezl Harrell. Per cui, se devo vedere un fit negativo o comunque un aspetto negativo, è la convivenza con Harrell. Se devo vedere un aspetto positivo, invece, è la possibilità da parte dei Lakers, come ho detto prima, di avere un centro diverso da quelli che ha avuto in questa stagione, molto più simile a JaVale McGee o Dwight Howard, ovvero il setup Lakers che ha portato la banda di Frank Vogel al titolo nella scorsa stagione. Dà chiaramente meno fisicità di McGee e Dwight Howard, però ragazzi, sotto canestro a rimbalzo Andre Drummond è uno che si fa sentire assai. Detto questo, i Lakers adesso a maggior ragione sono e continuano a essere i favoriti roster al completo della Western Conference, ci mancherebbe altro.
I Clippers hanno fatto un grossissimo passo avanti, ma il rischio fortissimo è che, data l'assenza delle due superstar di Los Angeles, sponda Lakers, lo scontro tra Clippers e Lakers possa avvenire molto prima delle finali di conference, perché non è così scontato che i Lakers arrivino o arriveranno tra le top 4 nella Western Conference. Visto che ci sono, aggiungo due ulteriori news dell'ultimo secondo, ovvero Austin Rivers che andrà ai Milwaukee Bucks, aveva firmato il buyout con i Thunder, Al Horford che è stato messo ufficialmente fuori dal roster degli Oklahoma City Thunder, o meglio, i Thunder hanno dichiarato che non giocherà più in maglia Thunder Al Horford perché preferiscono dare spazio ai giovani, e visto quello che guadagna Al Horford vorremmo tutti essere Al Horford probabilmente. E poi c'è probabilmente un cambio di panchina agli Indiana Pacers, dove Bjorkgren probabilmente verrà licenziato e verrà preso Mike Woodson, che era in questo momento assistant coach ai New York Knicks. Ragazzi, detto questo, altro commento a caldissimo dopo la firma di Drummond per i Lakers. Da ora in poi guardiamoci tutte le partite, perché ragazzi sarà un finale di regular season secondo me tra i più belli dagli ultimi anni a questa parte, anche grazie ai play-in, perché no. Ciao ragazzi, un saluto, il Franz.